Lemine, via Baluardo. Possiamo dire che questo è il nucleo storico più rappresentativo per quanto riguarda il passato di Almeida. Per raccontarci questo passato, che cosa viene rappresentato anche dai palazzi che qui si affacciano sulla piazza, siamo con il professor Antonio Silvestri, che tra l'altro sta ultimando un libro dedicato proprio ad Almè. E allora, professore, qui possiamo dire che è la storia di Almè? Sì, in effetti questo è il cuore del paese. In realtà, se alle mie spalle andassimo più avanti, troveremo il borghetto, che sarebbe un centro abitativo del periodo, dunque dell'anno intorno all'anno 1100, dove abitavano i vecchi coloni dei conti di San Gertini. Ecco, davanti a me troviamo un palazzo, in effetti messo piuttosto male, il Palazzo di Cali, dove dunque sorgeva una delle tre filande che sono state costruite qui da me intorno agli anni 700-800. E forse una malattia nel 1350 queste filande sono andate in effetti a scomparire, comunque qui c'è una delle tre filande da me. E allora, se questi sono i palazzi di Lewis, perché ha citato anche il borghetto, ci andiamo, perché in queste ville sono sicuramente quegli elementi storici, ma che caratterizzano un po' anche il passato e la vita delle persone che qui ci hanno abitato e ancora ci abitano, va bene? Sì, perfetto. Continuiamo con il nome delle vie, professore, perché le vie, proprio il nome della via racconta proprio un percorso molto particolare. E qui ad Almè, via Borghetto, o il Borghetto come affettuosamente viene detto dagli abitanti, che cosa sta a significare? Ecco, Borghetto in effetti era un centro abitativo dei coloni, dei contadini, che erano a servizio dei padroni, dei conti di San Bertini, che troveremo comunque presso la chiesa di San Michele. Dunque, voglio fare una premessa. Per me, ma anche per gli altri paesi, ma per me, la toponomastica è un elemento molto importante, perché noi dai nomi riusciamo a ricavare la storia del paese, per cui in effetti i nomi diventano pietre e le pietre diventano nomi. Bene, allora Borghetto, professore, qui che cosa c'era? Perché se il nome della via ha il suo perché? Era un piccolo borgo dove abitavano i contadini, i massari, e dove c'erano anche le stalle, i depositi, i magazzini e gli animali. Infatti, se ci spostiamo sulla destra, abbiamo uno stallo, cioè per parlare di cosa sarebbe, uno spazio rettangolare circondato da queste costruzioni con la luce che arriva dall'alto. In piazza Lemine, il cui nome deriverebbe, secondo i critici, da un termine celtico e a sua volta collegato con termini greci, starebbe a significare che almeno anche nel passato era una zona appetitosa, paludosa, quindi dal punto di vista antropico era poco in effetti abitata. Ma quello che colpisce in questa piazza è una pietra, un monolito, dunque bifacciale, a doppio spiovente. Questo è un coperchio autentico di un sarcofago tardo romano, alto medioevo. Quindi ci troviamo praticamente dal secondo, terzo secolo dopo Cristo all'ottavo secolo. È un coperchio di una tomba. Una tomba che potrebbe essere una tomba romana, poi riciclata dai Longobardi. 7 sono le torri di Almè, 5 le possiamo vedere ancora oggi, 2 sono solo raccontate attraverso la storia di Almè e nei libri dedicati ad Almè e al territorio bergamasco. Allora, professore, ma questa torre in particolare porta con sé invece un grande nome, no? Esatto, questa torre è una torre dei Colleoni. Dunque è sorta insieme alle altre torri che fanno parte del sistema di fortificazioni intorno all'anno 1100-1200. Dunque, in base al documento addirittura, dunque abbiamo scoperto che l'eponimo dei Colleoni, quindi il capostipite da cui è nato il Bartolomeo Colleoni, è nativo di Almè. Alle nostre spalle invece un'altra bella villa. Ecco, qui facciamo un salto in effetti di 800 anni. Stiamo nel 1800.
Dunque, queste ville usate come villeggiatura per le dunque persone, per i nobili, per i benestanti che magari abitavano a Bergamo, ma venivano più ad abitare nel periodo della coltivazione del babbo da seta. E per cui venivano da aprile ad agosto, settembre, ad aprile, quindi in effetti questa è una delle case signorili che si è sviluppata nel 1800, anche se però sul lato occidentale troviamo addirittura dei visibili dell'anno 1100-1200. Torri e castello, pensate, anche a me ha avuto, ma tuttora, perché rimane certamente, di un antico castello. Qui siamo di fronte alla chiesa di San Michele e proprio inglobata, si può dire, la chiesa di San Michele, c'è proprio quello che resta del castello di Almè. Professore, è così? C'era allora, un castello? Il castello c'era e c'è ancora. In effetti, alle spalle di questa chiesina, che poi non è altro che la cappella privata dei conti di Salvertini, alle spalle, dopo la torre San Michele, che poi è diventata campanile con l'aggiunta della cella campanaria, abbiamo i resti, sono altri 10 metri, di un castello inteso come casa fortificata dei conti di Salvertini. In realtà, dunque, intorno all'anno 900, qui un avvocatetto dei conti di Salvertini ha costruito una contea rurale e quindi ha scelto come sua sede privilegiata. Quindi da me abbiamo una contea rurale che era vastissima, pensate che arrivava fino a Giorno. Di fronte alla Torre San Fermo, che è uno delle 5 torri che è ancora esistenti, che fa parte del sistema di fortificazioni che risale intorno all'anno 1100-1200. Si chiama San Fermo un po' perché in effetti c'è una grande venerazione verso questo santo, addirittura secondo la tradizione San Fermo, dopo essere stato prelevato sotto il santuario di Sombrero, qui tutto si avvolge un po' nella leggenda, sia stato portato dai soldati romani presso questo luogo, la torre non esisteva ancora, e i soldati hanno cercato di fargli abbiurare il cristianesimo, non sono usciti, e quindi l'ha portato via a Milano, poi a Verona, dove è stato decapitato. Se questa, professore, è un'altra villa, sicuramente dei nobili del paese, dei ricchi del paese, Sì, è una villa, attualmente si chiama Villa Blondel, perché in effetti è stata proprietà dei Blondel. Se vi ricordate, Manzoni era sposato con Enrichetta Blondel, che era cugina di Gedeon Blondel, che era il proprietario di questa villa. Anche questa villa in effetti è sorta, si è sviluppata, ha acquistato l'attuale fisionomia intorno al 1800. Si racconta, ma non abbiamo delle prove documentarie, che Manzoni sia venuto insieme alla moglie a trovare il cugino Gedeon intorno al 1808, quando sono venuti a Bergamo a registrare il loro matrimonio dunque in rito calvinista. Nessuno ci toglie il diritto di poter pensare che Manzoni insieme alla moglie Enrichetta sia passato qui per avere.